Luna, voce per l'anima. Programma di esortazione e conforto cristiano. Come di consueto, ormai è una rubrica che penso che molti telespettatori ancora voi la state seguendo, quello che è una voce per l'anima. Una espressione che, al di là di quello che può essere anche una espressione, anche vorrei definirla quasi poetica e soprattutto pratica. Perché una voce per l'anima? Perché stiamo parlando di cose spirituali a persone spirituali. E l'anima è la parte importante, perché è l'anima che dovrà rendere conto a Dio, è l'anima che deve conoscere la salvezza. E questa componente che noi vediamo, la vediamo soltanto per modo di dire, perché in realtà la nostra persona si esprime più con la parte fisica che con la parte intima, che è l'anima, anzi dobbiamo essere più precisi. Secondo la parola di Dio, ogni essere umano è composto da un corpo, un'anima e uno spirito. E l'anima ovviamente è la componente, una componente particolarmente importante proprio per quello che è la realtà umana. Tante volte, parlando di persone, diciamo anche ci sono tante anime. Ci sono 3 anime, 5 anime, 10 anime, perché questi termini sono scambievoli. Abbiamo questo preciso scopo, quello di annunziare sempre di più la parola di Dio e di farlo nella maniera più naturale possibile e di poterci dedicare a questa parola per far sì che sia comprensibile a tutti. Comprensibile che cosa? Il messaggio che ancora viene dalla parola di Dio. E grazie al nome del Signore siamo veramente in una posizione spirituale che vogliamo onorare Dio, e sto sperando che molti di voi, ho avuto anche, anche delle espressioni di simpatia, di affetto, ma la cosa più importante, al di là della mia persona, lo dico con grande sincerità, al di là di quello che è la mia persona, è importante che possa essere un minimo strumento per l'avanzamento del Regno di Dio, per l'edificazione delle anime di tante persone, vorrei di tutte, ma questo ovviamente non è possibile. E allora ci dedichiamo volta per volta senza una cronologia, lo facciamo in maniera molto estemporanea, ci rivolgiamo a un passaggio della Scrittura e ovviamente prediligo molto di più quando possiamo parlare soprattutto e parliamo di quello che sono i passaggi che riguardano il Vangelo o i 4 Evangeli, ma ovviamente ci atterremo anche ad altri passaggi come il Signore ci guiderà. Il passaggio che voglio sottoporre alla vostra attenzione è nell'Evangelo di Luca o San Luca al capitolo 4, iniziando ovviamente dal verso 1. O Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto e per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi, alla fine ebbe fame. E il diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Ma Gesù gli rispose dicendo: «Sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio». Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: «Io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Se dunque tu, prostandoti, mi adori, sarà tutta tua». Ma Gesù, rispondendogli, disse: «Vattene via da me, Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui soltanto». Poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del Tempio e gli disse:
Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù da qui, perché sta scritto: egli comanderà ai suoi angeli attorno a te di custodirti, ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. E Gesù rispondendo gli disse: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. E quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un certo tempo. È un passaggio biblico che ovviamente è collegato, e lo colleghiamo immediatamente a un passaggio, diciamo, precedente, che è quello che è stato il battesimo di Gesù. Beh, ricorderete che è stato un grande uomo che è stato il precursore di Gesù Cristo, Giovanni il Battista. Lo chiamiamo Giovanni il Battista, sarebbe più esatto dire Giovanni il Battezzatore, non è un cognome, Battista. È la qualità di quello che lui faceva, era, diciamo pure, lo scopo specifico, perché lui viene definito come la voce di uno che grida nel deserto di addrizzare la via del Signore Gesù, ovviamente. Per cui Giovanni battezzava. Che cosa ha significato questo battesimo? Beh, Giovanni generalmente si rivolgeva soprattutto a quelli che si potevano pentire, quindi era un battesimo di ravvedimento che ancora egli operava. E quante volte ha potuto esprimere, soprattutto a certi scribi e farisei, li ha chiamati progenie di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Perché molti di quelli che credevano nella realtà spirituale di questo Giovanni, che poi dalle altre cose sappiamo che Giovanni Battista era molto seguito da tanta gente che apparteneva quindi al popolo di Israele, per cui era anche temuto in un certo senso e tenuto in alta considerazione. Ma sappiamo soprattutto che Dio aveva stabilito che Giovanni Battista gli fosse veramente ancora quello strumento che potesse precedere, e come è stato, ha preceduto quello che è stata la realtà di Dio che si è fatto uomo, perché Gesù è stato vero uomo, era ed è vero Dio. E allora questo battesimo che significato aveva? Battesimo, immersione, vero? Fatto ovviamente con acqua. Giovanni si spostava in zone desertiche, però cercava sempre ovviamente dove c'era dell'acqua, e compiva questo rito che stava a indicare soltanto il frutto di un ravvedimento, quindi si rivolgeva ai peccatori, ai trasgressori. E nell'occasione specifica sappiamo che Gesù si presentò per essere da lui battezzato, al che Giovanni, avendo avuto la rivelazione dello Spirito di Dio, disse: io ti devo battezzare, ma sei tu che devi battezzare me, io non sono degno nemmeno di scioglierti i legacci delle scarpe. E a questo punto Gesù gli disse: no, devi pur farlo, fallo. Ovviamente non avvenne quello che era già avvenuto, successo, da parte di tutti quelli che si erano presentati a Giovanni. Perché? Perché fu non più un battesimo di ravvedimento per Gesù. Gesù non aveva da vedersi di niente, perché anche come uomo era perfetto in ogni cosa. Ma fu un battesimo di testimonianza. E difatti sappiamo che abbiamo, in occasione di questo passaggio biblico, abbiamo la testimonianza ancora di quelle che sono le altre due persone della Trinità. E mi riferisco al Padre e mi riferisco allo Spirito Santo. Gesù era lì, il Figlio era lì, e sappiamo che lo Spirito Santo compare sotto l'aspetto di una colomba che si posò ancora su una parte del corpo, e una voce potente che poté annunziare: questo è il mio amato, beneamato, o qualcuno dice diletto figlio, nel quale io ho preso il mio compiacimento, ascoltatelo. Ecco, questa premessa era indispensabile. Perché? Perché dopo questo battesimo di testimonianza da parte dell'unigenito Figlio di Dio, del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, vediamo che fu condotto per 40 giorni e 40 notti
e nel deserto ci fu un tempo di prova, un tempo chiamato appunto di tentazione. Mi direte, ma perché di tentazione? Se noi stiamo parlando del Figlio di Dio, ma sappiamo che quando ha assunto il Figlio di Dio la sua realtà umana, facendosi uomo, avendo la nostra stessa carne, in quel momento era la natura umana che doveva essere vittoriosa su quello che erano le altre creature. Per cui sappiamo che fu sottoposto a questo, anche se i 40 giorni e i 40 notti hanno una simbologia molto chiara, che riguarda anche l'Antico Testamento, di quello che il popolo di Israele stette anche 40, per 40 anni nel deserto, prima di conoscere quello che era ancora, che poteva essere la terra promessa, la promessa che si aspettavano. Ma tornando a Gesù, sappiamo che egli per 40 giorni e 40 notti egli dimorò nel deserto e soprattutto ebbe un periodo di digiuno fisico, non mangiò nulla, al che dopo quei 40 giorni dice la scrittura che egli ebbe fame, cioè gli venne l'appetito. Mi direte, ma non so quante di voi durereste 40 giorni, cari fratelli. Sappiamo che è un po' difficile, a volte notiamo anche uomini di Dio che riescono a fare dei lunghi digiuni, anche se non voglio parlare di questo argomento perché entreremo poi in certe profondità di carattere teologico. E ovviamente se Gesù aveva scelto questo perché? Perché sarebbe stato messo alla prova. E mi direte, ma il diavolo ha avuto questo potere? Il diavolo ha questo potere? Sappiamo che Dio permette certe cose. Però ricordatevi, c'è un verso meraviglioso della scrittura che non voglio che lo dimentichiate. Questo verso dice, tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. Questo è soltanto un verso. E tornando a quello che è il nostro passaggio biblico, abbiamo già letto e l'abbiamo letto insieme, che appunto dopo questi 40 giorni Gesù ebbe fame e lì si presenta la prima tentazione, si presenta il tentatore, il quale non venne portando delle pagnotte, non venne portando alimenti, ma immediatamente cominciò la tentazione, il tentatore, il diavolo. Non dite mai diavoli, perché il termine diavolo sta a indicare Satana, che è purtroppo il principe delle tenebre, poi gli altri spiriti sono i demoni, è vero? Molte volte diciamo i diavoli, ma il diavolo è uno solo. Purtroppo è uno solo. No, purtroppo. Siamo contenti che sia uno solo, ma ce ne sono tanti altri. Ma siamo soprattutto felici sapendo che nel nome di Gesù possiamo e abbiamo la possibilità, con le forze spirituali, con la forza che ci viene da Dio, di debellare il diavolo. Dice un punto della scrittura, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Che bella espressione, che bella realtà. Il Signore ci dia grazia di resistergli sempre. Resistere significa anche appunto non entrare in tentazione, non concedergli di poterci tentare. Perché anche in questo dobbiamo dire, se anche il diavolo ha questa possibilità di poter tentare l'individuo, l'essere umano, ma soprattutto per coloro che sono cristiani, che hanno realizzato realmente la mente di Cristo e hanno realizzato la presenza di Dio, sappiamo che nessuna tentazione potrà superare le nostre forze. Quindi è inutile pensare, dice, io sono tentato in una maniera, non ce la posso fare, sarò sicuramente in una posizione di soccombere. No, non è vero, cari fratelli e cari amici. Perché? Perché il nostro Dio non permetterà mai che potremo subire tentazioni che siano superiori a quelle forze che Dio stesso ci ha dato. E diamo gloria a Dio anche per questo. E allora, cosa succede? Succede che qui c'è un verso che praticamente molti conoscono. Tanta gente che non conosce nemmeno a volte l'Evangelo, è sempre stato detto questa parola, questo termine, non si vive di solo pane o di pane solo. Noi vogliamo approfondirlo proprio in base alla parola di Dio, che effettivamente non si vive di solo pane. Ma in quel caso mi direte, ma il pane serviva al Signore, perché poi l'alimento
basilare, l'alimento più semplice di tutti i tempi che furono. Oggi non è così, perché oggi ci sono tanti tipi di pane, ci sono i grissini, ci sono i biscotti, ci sono tante altre cose. Ma il pane è stato sempre quello che è l'alimento essenziale, soprattutto per la vita umana. E allora, in quel momento, arriva il diavolo e gli dice: se tu hai fame, cosa ti impedisce? Allora, dia questa pietra, ma un altro passaggio parla di pietre, comunque una pietra, più pietre, non ha una grande differenza di significato. Dia questa pietra che diventi pane. Allora, era memore, ovviamente, era consapevole il maligno che Gesù aveva la potenza in se stesso, che lui poteva fare ben altro, e anche questo, anche le pietre potevano diventare pane, ma questa era una forma di tentazione, di provocazione. Beh, la provocazione e tentazione poi ci troviamo in questo contesto che porta il Signore Gesù a rispondergli in una maniera molto chiara e specifica. Non si vive di pane solo. Ma un altro passaggio mi piace ancora di più. Ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Questa ovviamente è un'espressione un po' più antica che troviamo in quello che è appunto una versione della Bibbia. Ma i significati ovviamente, sono sempre, diciamo, analoghi. E questa espressione fece sì che il diavolo non potette far niente. Ma io vorrei fermarmi qualche istante su questa espressione e vedere un po' se voi la condividete con me. Non si vive di solo pane, mi raccomando, sto facendo riferimento non a quelle che sono le variazioni, i cambiamenti, le abitudini alimentari. Vedete, oggi il pane magari lo mangiamo di meno, ci sono tanti di noi che hanno dei problemi di zucchero in più, e allora si dice: no, non siamo di pane, mangiamo qualche altra cosa. Stiamo parlando di un alimento che all'epoca stava a rappresentare l'alimento, ripeto, fondamentale, primario, indispensabile, che vuole dire non si vive di solo pane, non si vive soltanto di quello che può essere il nutrimento che può e deve esserci per ogni creatura per poter essere sì che possiamo stare in buona salute, che si possa vivere la propria vita anche sotto l'aspetto umano e fisico in maniera opportuna, ma per dire che non si vive soltanto di questo, perché c'è una vita che riguarda tante altre cose e riguarda soprattutto quello che abbiamo detto prima, quello che è il procedere dalla volontà, dalla bocca del Signore, o meglio, dalla parola di Dio. Perché poi questa espressione? Perché vogliamo enfatizzare questa espressione? Perché è troppo importante. La maggior parte delle creature non riesce a comprendere il significato particolarmente importante della vita spirituale. Si dà molto spazio a tutto quello che può essere la nostra vita sotto l'aspetto fisico, umano, vero? Di quello che è la nostra carne. E quando diciamo carne vogliamo intendere appunto il nostro corpo, quello che è una realtà, che è quella visibile a tutti gli esseri umani e noi stessi che dobbiamo e ce ne rendiamo conto. Ma c'è una vita che è molto più importante, c'è una vita spirituale che è alla base. Anche perché per la vita umana, per la vita carnale, ci sarà un tempo. Si nasce, si cresce, si muore. Ma per quella vita che noi parliamo in funzione della parola di Dio, in funzione della volontà di Dio, noi abbiamo una vita eterna. E la vita eterna l'abbiamo per merito di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Bene. Abbiamo toccato questa parte, quindi, questa parte che non è da poco. Non si vive di solo pane. E allora, però, impariamo a dirlo anche agli altri. Quando hanno questa espressione sulle labbra, per dire quello che magari si dice in maniera sbagliata, bisogna aggiungerla. Sì, non si vive di solo pane, ma si vive di quello che è la parola di Dio. E facendo la volontà di Dio, perché la parola di Dio ci porta a mettere in pratica la volontà di Dio, e la volontà di Dio è una volontà bellissima, meravigliosa, perché il nostro Dio
e amore. Continuando la lettura, vediamo che il maligno non si ferma davanti a questo, vero? E allora, dopo aver detto, il diavolo gli disse, tu sei il figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane, ma Gesù gli rispose dicendo, sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio. Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. Pensate a quel punto, poi il diavolo ha pensato, ma era certo che Gesù era il figlio di Dio. Io ho le mie perplessità a tal riguardo. Ho le mie perplessità perché? Perché tentare colui che era il figlio di Dio, anche se era rivestito di un corpo umano, ma avere questa baldanza in questa maniera, questo naturalmente ci dà delle perplessità a tal riguardo, nel credere o meno che veramente egli fosse il figlio di Dio. Indubbiamente l'avrebbe capito poi più tardi in maniera molto chiara, soprattutto nel momento che Gesù ancora ha vinto Satana e l'ha vinto per sempre, perché ha vinto la morte, ha vinto Satana, quando? Quando sulla croce egli dette la sua vita e l'ha data la sua vita per tanti altri che non ci sono più, ma per quelli che ci siamo ancora e per quelli che ne verranno ancora, che accetteranno il dono di Dio, che è la vita eterna, e l'accetteranno per la salvezza che è in Cristo Gesù mediante quel prezzo che Gesù ha pagato e ha pagato per l'umanità penitente. E io spero che quel prezzo è ancora quel prezzo che ci ha salvati, ci ha portati al processo di salvezza e ci porterà per l'eternità a poter vivere la nostra vita con il Signore. Amen. E allora vediamo che il diavolo a questo punto dice, tu sei il figlio di Dio, e poi piglia, lo prende e gli consente di andare su questa altura, questa posizione così elevata, e gli fa vedere, vedete, in un alto monte parla, quindi una montagna alta, e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. La televisione non c'era all'epoca, ma lui aveva la possibilità di mostrare ancora tante altre cose, quindi a un certo punto gli fa vedere come fosse un filmato, gli fa vedere tutti i regni del mondo. Dire i regni del mondo, ovviamente del mondo di allora ci riferiamo. E una cosa è certa, che a un certo punto gli fa vedere questi regni, però cosa gli fa vedere di questi regni? Gli fa vedere le cose più belle, non le cose più brutte. Gli fa sicuramente vedere quelle cose che sarebbero state appetibili a qualsiasi essere umano, e in quel momento Gesù era uomo, no? E allora gli fa vedere tutte queste cose, tutte le ricchezze, avrà visto oro, avrà visto argento, avrà visto... cosa avrà visto? È inutile che ve lo dico io cosa avrà visto, perché potete immaginarlo anche voi quello che avrà visto. E allora queste parole, vediamo subito che il diavolo cercò di tentarlo, è vero, gloria al Signore. E il diavolo gli disse, io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Se dunque tu, prostandoti, mi adori, sarà tutta tua. Ah, pensate un pochino che baldanza ancora da parte del nemico delle anime nostre, del nemico di Dio. Una baldanza... quello di dire, però, fra le tante menzogne, sapete, lui qualche verità la dice ogni tanto. Perché questo è stato, mi è stato dato nelle mani. Ma chi gliel'aveva dato questo potere nelle mani? Non mi dite che è Dio che gli ha dato queste mani, questo potere? Assolutamente. Sappiamo soltanto che una volta il re di questa terra si chiamava Adamo. Dio gliel'aveva dato. Il primo Adamo aveva ricevuto da Dio di poter ancora gestire tutto. Lui comandava. Ovviamente parliamo di un Adamo prima del peccato, quello che chiamiamo poi il peccato originale, no? Per cui dobbiamo dire che una delle qualifiche che possiamo dare al nemico delle nostre anime, al diavolo, è quella di essere un ladro. Ma un ladro
un ladro per eccellenza. Difatti, lui però in questo dice la verità. Dice la verità, dice: io ti darò, se tu ti prostri davanti a me, io ti darò questo perché? Perché quello che ho mi è stato dato e io, se tu lo farai, io ancora ti darò questo potere, il potere. Quanti desiderano questo potere? Lo vediamo in tutta la, diciamo, la storia dell'umanità. Lo vediamo che ognuno desidera un potere. Chi lo vuole più grosso e più piccolo, ognuno vuole possedere, vuole avere una supremazia. E questo ovviamente è quello che molte volte rovina e continua a rovinare tanti esseri umani per questa scelta. Ma a questo punto Gesù deve risponderle e gli rispondo e lo risponde in una maniera, ma Gesù rispondendo gli disse: vattene via da me Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Poi lo condusse a Gerusalemme, la famosa città, lo pose sull'orlo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, vedete, sta ancora a discutere se è il figlio di Dio. Questo potrebbe avvalorare quello che io vi ho prima anzi detto, no? Quello che ho detto poc'anzi. Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù da qui, perché sta scritto: egli comanderà ai suoi angeli attorno a te di custodirti, ed essi ti sosterranno con le loro mani affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. Fu l'ultima parte di questa tentazione, la terza parte. Come notate, tre momenti particolarmente difficili per quello che era Gesù uomo, no? Aveva fame, aveva bisogno di mangiare e gli viene chiesto di trasformare la pietra in pane. Poi passa a quello che sono sull'altura, sul monte, su questo alto monte, a fargli vedere tutti i regni della terra, tutte le cose più belle che potessero esistere sulla faccia della terra. E la terza parte lo porta addirittura a Gerusalemme, lo porta sul Tempio e proprio sul Tempio gli dice, appunto, gli dà questa tentazione, arriva questa tentazione. E dice: ma tu sei veramente il figlio di Dio? Dimostralo. Allora, gettati giù e allora vedrai che ci saranno gli angeli che ancora ti potranno prendere affinché tu non intoppi, tu possa non cadere attraverso su una pietra. Era quello il modo per far crollare, se gli fosse stato possibile, la fede. Dico fede, ma ancora di più, la realtà divina. Gesù, pur rimanendo vero uomo, è rimasto anche allora vero Dio, anche se Satana questo non l'ha capito, come non ha capito neanche e non avrebbe mai capito il mistero della morte e della reincarnazione di Cristo, che grazie a Dio è stato ed è il motivo della nostra salvezza, la salvezza di tutti gli esseri umani che si ravvedono. E allora voglio concludere con quest'altra parte. E Gesù rispondendo gli disse: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Non tentare il Signore Dio tuo. Cioè, in quel momento Gesù prese la sua divinità, prese il sopravvento, perché quella tentazione non gli doveva assolutamente procurare nessun disturbo. E a questo punto, dice la Scrittura, e lo troviamo nell'ultimo verso, il verso 13, e quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un certo tempo. Si allontanò, non se ne andò, come ancora oggi non se n'è andato ancora. Ma perché questi esempi? Perché questa parola? Soltanto per rallegrarci del superamento di queste tentazioni da parte del Signore Gesù? O ancora di più, per far sì che noi come discepoli di Gesù, come ancora suoi figliuoli e servitori, vogliamo imitarlo, vogliamo essere fedeli alle chiamate che lui ha avuto, alle risposte che lui ha dato? Io penso che vogliamo fare, e noi diciamo facciamo la sua volontà, dire fare la volontà di Dio, o in questo caso la volontà
di Cristo, di Gesù Cristo, è quella di poter dire agli altri e a tutti che vogliamo attenerci scrupolosamente agli insegnamenti che il nostro Signore Gesù ci ha dato. E con queste parole io vi lascio dicendovi ancora una volta: Dio vi benedica.